Michele Castagnetti, sentivi un po' il derby? No, non è un derby per me. Beh, parte un derby, però non lo sentivo particolarmente. Dal punto di vista lì non c'entrava. La tua lettura di questa partita? Io credo che, insomma, 3-0 parli abbastanza chiaro, nel senso penso che non sia stato lo stesso 3-0 della partita di mercoledì. Penso che sia stata una partita giocata meglio, soprattutto all'inizio. Ci ha penalizzato un episodio all'inizio, abbiamo preso gol su pallina attiva, poi si sa con questa squadra che è seconda in classifica ribaltare il risultato è difficile. Abbiamo rischiato di pareggiare e anche di andare in vantaggio. E poi abbiamo preso il 2-0 su un gran gol della loro punta e dopo è stato tutto più difficile. Senti, i gol annullati come li hai visti? Lo so, io so che ho battuto le punizioni, quindi non ho visto la linea. E niente, tanto vabbè, se ha fischiato l'arbitro, loro ogni volta che battevamo una punizione loro chiamavano fuori gioco, non lo so se vabbè, se è influito questo, però ha fischiato, quindi quello che conta alla fine. I risultati di questa settimana con 8 gol subiti in 3 gare incidono sul morale? Sì, incidono, sì, soprattutto, vabbè, sì, comunque sono i risultati, le sconfitte, tanti gol subiti, più le sconfitte, insomma, che... Qua a Carpi ci sta magari non fare punti, cioè la seconda, una delle squadre più forti del campionato, magari nelle partite precedenti avremmo potuto fare qualcosa di più, non dico che anche oggi non avremmo potuto fare qualcosa di più, però insomma perdere a Carpi ci sta, insomma. Con lei c'è anche. No, ma non, cioè, perdere a Carpi, non è che perdere a Carpi, però sono più forti di altre squadre, insomma, certo che si possono fare punti con tutti e penso che nel primo tempo l'abbiamo dimostrato, nonostante fosse finito 2-0, il primo tempo le occasioni le abbiamo create e insomma non abbiamo concesso più di tanto. Secondo me un pareggio ci poteva stare a fine primo tempo, il secondo tempo loro hanno trovato questo 3-0, hanno fatto un gol incredibile e dopo basta, è finita la partita.